Il 16,3% della popolazione appartenente alla fascia di età compresa tra i 15 e i 34 anni risulta inattiva, non studia, non lavora e non è nemmeno impegnata nella ricerca di un'occupazione. È quanto emerge dal 44esimo rapporto annuale del Censis sulla situazione sociale del paese. I giovani, rileva il Censis, sono coloro che più hanno avvertito sulla loro pelle il peso della crisi. Nei primi due trimestri del 2010 si è registrato un calo degli occupati tra i 15 e i 34 anni del 5,9%, a fronte di un calo medio dello 0,9%. Tra costoro, le persone che non sono impegnate in un'attività di studio, non hanno un lavoro, non lo cercano e non sembrano interessati a trovarlo, sono 2.242.000. Un universo pari al 16,3% del totale, percentuale che sale al 19,2% nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni. Si tratta in prevalenza di donne con un basso livello di educazione, il 51,5% ha al massimo la licenza media, e provenienti soprattutto dal mezzogiorno. Se si escludono quanti, soprattutto donne, stanno a casa per prendersi cura dei figli, la parte restante spiega la propria scelta trincerandosi dietro un mix perverso di sfiducia ed inerzia. Il 20,9% non cerca lavoro perché sa che non lo troverà, il 13,1% perché sta aspettando delle risposte, l'11% perché frequenta temporaneamente qualche corso, il 5,2% perché non gli interessa o non ne ha bisogno. Il 10,9% infine chiama in causa altri motivi, non meglio specificati, ma estranei a obblighi familiari o legati all'istruzione. Fumata bianca per i contratti nazionali di lavoro dell'artigianato relativi alle aziende dei settori tessile e moda. È stata raggiunta un'intesa unica per l'intero settore che riguarda circa 440.000 addetti, impiegati in più di 56.000 piccole e medie imprese artigiane, sparse in tutto il paese. L'ipotesi di accordo prevede un aumento mensile di 76 euro al terzo livello, erogato in tre tranche, dal 1 dicembre 2010 al 1 marzo 2012. Soddisfatti i sindacati, soprattutto perché l'intesa, commenta la segreteria nazionale dei tessili della CGIL, rappresenta una concreta, sia pur parziale, risposta a difesa del salario dei lavoratori del settore, messo a dura prova dalla crisi in atto, ma soprattutto perché permette, con l'armonizzazione delle normative, di avere il contratto unico per l'intera area tessile. Vincenzo Scudiere, della segreteria confederale CGIL, si dichiara soddisfatto perché, oltre ad aumentare il numero dei contratti fin qui firmati unitariamente, questo rinnovo, anche nei contenuti, rappresenta un passo in avanti nei diritti e nelle tutele di questi lavoratori. Più di una le novità per la parte normativa, il potenziamento dell'osservatorio che promuoverà e monitorerà le politiche di sostegno al miglioramento del settore, la contrazione dei giornali di secondo livello e le attività delle RSU, il rafforzamento della tutela di lavoratori e imprese contro terziste, la costituzione, ed è la prima volta, di un fondo integrativo sanitario che prevede l'estensione delle sue prestazioni anche ai lavoratori a termine, la conservazione del posto di lavoro fino a 12 mesi in caso di malattia e infortunio, oltre a migliori condizioni per apprendistato, la stesura di un nuovo articolo che garantisce maggiori diritti ai lavoratori immigrati, l'ampliamento del piano formativo settoriale, con particolare riferimento ai temi inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo un monte ore retribuito di 28 ore anno. L'intesa, fanno sapere i sindacati, sarà immediatamente sottoposta al giudizio dell'Assemblea dei lavoratori. Secondo infortunio mortale a Bologna nel giro di 24 ore. Stanotte ha perso la vita un operaio egiziano di 56 anni. L'incidente è avvenuto in una ditta di logistica e spedizioni di Cattedrale di Reno, comune alle porte di Bologna. L'infortunio è avvenuto verso le 3.30 della notte all'interno della Geodis Ambrosetti di via Predazzo. Il lavoratore è rimasto schiacciato tra un furgone e un trattore per la movimentazione dei container da quale era appena sceso. Il mezzo si è mosso improvvisamente, forse perché non era stazionario il freno a mano. Lo ha investito. Ieri c'è stato un altro incidente simile. Un operaio quarantenne era morto schiacciato da una griglia mentre faceva lavoro di manutenzione all'interno del termovalorizzatore di quarto inferiore.